Video sulle tendenze moda? Fatto. Video sui capelli moda? Fatto. Cosa manca? Le scarpe! Ecco quindi un nuovo video con le 10 tendenze scarpe primavera-estate 2018. Ma prima, lasciami un like e iscriviti al mio canale. E se non vuoi perderti nessuno dei miei outfit e tanti nuovi piccoli consigli ogni giorno, seguimi su Instagram. Mi trovi come Ele Petrella. Sigla! Pumps a punta. In cima alla lista delle più amate da noi donne ci sono loro, le pumps. Il motivo di tanto successo? Semplice, ci regalano subito preziosi centimetri in altezza, un'aria più femminile e una buona dose di sicurezza. Questa primavera-estate 2018 si porteranno rigorosamente a punta. Ideali quindi per chi vuole far sembrare le proprie gambe più lunghe. Di tendenza anche modelli con il cinturino alla caviglia, ma attenzione, sceglieteli solo se siete alte o avete le gambe molto snelle, altrimenti la vostra figura sembrerà subito più tozza. Se questo modello vi è comodo per non perdere la scarpa perché avete magari un piede molto magro, anche se non siete altissime, scegliete cinturini nude, per non sbagliare. Sling back shoes. Segni particolari, punta fusolata, tallone scoperto, altezza midi. Raffinate bon ton. Nella versione con il tacco di 6 cm sono perfette anche per le ragazze più alte. E sono decisamente più comode delle pumps perché non lasciano fastidiose o dolorose feridine sopra i talloni. Sneakers con platform. Volete qualche centimetro in più in altezza, ma non siete disposti a soffrire? Nessun problema. Bianche o colorate su sneakers con i lacci o su sneakers calzino, altro grande trend della primavera-estate 2018, più saranno alte le suole, più sarete trendy. Una gioia per noi bassine. Mules, conosciute anche come Sabot, hanno fatto breccia nel cuore delle fashioniste di tutto il mondo in pochissimo tempo. A breve, anche le più reticenti non riusciranno a farne a meno, fidatevi. Perché? Perché sono comode, aperte e cool. Sandali bassi. I sandali bassi in piena estate. Che passione! Poche infradito, tante ciabattine. Il modello più cool? I sandali slides, cioè la rivisitazione elegante delle ciabattine da piscina. Quindi la fascia unica o la doppia fascia, decorata con perline, brillantini, loghi o applicazioni di ogni genere. Sandali con il tacco. I più trendy di questa primavera-estate 2018? Quelli con il tacco alto e senza plateau. Certo, un po' impegnativi per i nostri piedi, ma ne vale la pena. Dead sneakers. Grosse, ingombranti, vistose, anni 90, sgraziate, eppure glamour. Perché piacciono? Perché sono vintage, sportive, in linea con il trend suggerito dalle celebrities come Bella Hadid, e perché vogliono dire osare. Del resto, de gustibus non disputandum est. Stivaletti texani. Alla caviglia o a metà polpaccio sono perfetti per creare un look un po' alla coacella, con mini dress, maxi caftani, jeans skinny oppure short strappati con crop top. Da evitare solo nelle giornate eccessivamente calde, ma lo dico per il bene dei vostri piedi, eh. Ballerine, femminili e bon ton si mettano l'anima in pace ai ragazzi e le ragazze che le odiano, perché questa primavera-estate 2018 saranno di tendenza. A punta o arrotondate, in pelle o in vernice, essenziali o impreziosite da perline, fiocchi e dettagli. Questo dipende solo da voi. Stringate e mocassini. Le ballerine non fanno proprio per voi? Niente paura, le stringate e mocassini sono l'alternativa ideale per chi punta su uno stile più deciso e minimal, ma comunque femminile ed elegante. Perfetti anche per i battesimi, le comunioni, le cresime e perché no, anche per le lauree. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Nell'info box ho inserito tutti i link delle scarpe che vi ho mostrato. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti e se non volete perdervi nessuno dei miei outfit, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella.